Let's go! Bentornati, ovetti, su Kirby Triple Deluxe! Nello scorso episodio abbiamo riaffrontato i boss, i mini boss, e abbiamo sbloccato la strada verso il boss più fastidioso del gioco. Ma oggi, prima di quello, andremo nel livello 7X, quindi cominciamo subito! Chi ha giocato a Kirby's Adventure Wii? Perché questa è una host di un mondo di Kirby's Adventure Wii. Non è uno scherzo, ascoltate. Visto? Visto? Avevo ragione e ho ragione anche a perdere l'abilità. Chiedo scusa, fortunatamente respawna, quindi non è un problema. Consiglio: prendete l'abilità o campana o lancia. Non che voi possiate prendere altre abilità in questo livello, ma forse campana è leggermente meglio, tanto perché non l'ho mai usata così tanto durante questo let's play, quindi perché non usarla? Disse mentre la stava per perdere di nuovo. Riuscirò ad andare avanti sen... Va bene, andremo avanti senza abilità, nessun problema. Allora, andiamo, cadiamo qua sotto, ma non del tutto, ok. C'era un inganno del Teostra. Allora, possiamo per favore andare avanti e magari prendere altre abilità, ma... Oh, qui c'è qualcosa! C'è una stella rossa. Non che sia molto importante, ma grazie lo stesso. Brontelottero non dà nessuna abilità, ma nessun problema. Allora, riusciremo ad andare avanti senza perdere abilità? Lo scopriremo ora, perché ho appena preso un'altra abilità. Allora, vai... Vola Kirby! Si può usare. E in effetti l'abilità lancia usata così raramente è utile, ma può esserlo, quindi perché no, insomma. Sappiate che però l'hitbox è molto 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 strano, ok? Colpisce anche sotto Kirby, nonostante Kirby sia appunto sotto alla lancia. È strano, lo so. E i cannoni Shot Zone non possono colpire attraverso il muro, quindi... O meglio, attraverso il muro d'acqua, quindi va tutto quanto bene. Allora, stiamo attenti, aguzziamo la vista, un po' come la lancia. E vediamo un po', ho visto un varco qua sotto? Sì, ok, voilà, con un portachiavi non raro. Va tutto quanto bene. Ricordo che questo è un livello 7X, quindi vuol dire che troveremo due pietre del sole e un portachiavi rari. Raro, scusate. Allora, vediamo un po'. Vai! Yeah. Riuscirò prima o poi a trovare qualcosa di importante di nascosto? Sì, ma non oggi, quindi... Kirby? Ok, stavo per dire Mario, e non so neanche io perché. Evitiamo queste... Ma siamo seri? Ok, stavo provando a dire evitiamo... Questi nemici e queste palle di cannone, eh? E andiamo avanti. Allora, mamma mia! È la... No, non mi colpirai un'altra volta, ok? Mamma mia, vai... No, no! Allora, attenzione, perché non volare? Ecco, si fa prima volando che non volando, a quanto sembra. C'è qualcosa qui? No, perfetto. Allora, tu vai via. Non ti azzardare a sfiorarmi neanche, mia cara. So che ha un nome, so che è femmina, credo. Non so il nome preciso. Oh, vero. Ok, 3, 2, 1, via. Dobbiamo correre e proteggere questo coso che ha la chiave, ok? Stiamo attenti e si va. Allora, proteggere in che senso? Ci sono meteoriti qui, quindi occhio, proteggete il vostro nemico, insomma. Occhio perché quelle sfere possono distruggere il vostro... La vostra ancora di salvezza per portare questo coso portachiave vicino alla porta. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta, ma non preoccupatevi. Non è la prima e ultima volta che incontreremo questa meccanica, anche perché devo rifare la stessa cosa per prendere, mi sembra... vorrei dire il portachiavi raro, ma non ne sono così convinto, quindi meglio stare zitti e concentrarsi. Allora, andiamo. Salta Kirby, perfetto. Continua a correre Kirby, salta Kirby, perfetto. Concentratevi sulla pallina... con la stella che vedete in primo piano, per non sbagliare nel colpire cosa. Dammi quel pezzo di pane, grazie. Oh, buono come il pane, capita? Perché è buono come il pane. Attenzione, quell'arciere può colpire anche il finto Waddle Dee, ok? Può succedere, è raro ma può succedere. Ce l'ho fatta, perfetto, ok. Al primo colpo. Vai qua. Credo sia... Sì, ok, è una pietra del sole. Qua c'è qualcosa... monete.
possono essere utili. Aggiungerei, oggi faremo, credo, solamente questo livello e il boss. Lo so, è un po' poco, ma non importa. Freccia! Ok, e adesso attraverso lo Scarfi. Se riesco a non muovere troppo la console. Perfetto. Allora, si va avanti, c'è qualcosa qui. No, ma c'è un secondo puzzle da fare. Attenzione agli Scarfi. L'ho già detto che sono creepy perché lo sono. Allora, inclina. Smettila di inclinare. Mira e spara la freccia magica. Anche qua sotto, inclina. Al volo! Mi andava. E adesso la pietra del sole, eccola qua. Ok, fortunatamente per noi, anche se voglio fare solamente questo livello e il livello boss, il boss è particolarmente fastidioso, come ho già detto più e più volte. Già, lo è. No, perché no? No! Ok, va tutto bene, posso andare avanti? Grazie. Allora, dov'è il portachiavi raro allora? Non ne ho la più pallida idea, adesso vedremo. Perché, ok, ricordo dov'è. Però bisogna andare avanti ignorando questo muro, perché ovviamente non voglio morire. Ho tolto l'abilità arciere perché non ci serve più. In effetti a breve credo di poter prendere un'altra abilità, anche se non so quale. Per adesso non mi importa, voglio solo andare avanti e non perdere. Oh, anguria, grazie. E non perdere, quindi fammi andare. Ok, se mancate anche solamente una chiave perderete, la vita. Perché vi ricordo che la muraglia vi sconfigge. Ok. Gnon. Ok. E sbam. Quanto adoro l'abilità Scarabeo, molto bella. Ok, andiamo qui. E vi ricordo che vi consente anche di volare leggermente. Ok, mi avete detto che questi cosi si chiamano Kabu. Ed è un nome carino. Se non fosse per il fatto che stavano per farmi rischiare qualcosa. Ok, eccolo qua, portachiave raro ottenuto. Portachiavi raro, vabbè, è uguale, ok. Ora attenzione al bombospino. Salti ben fatti vi aiuteranno, ok. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù Kirby. Ok, fine. Oh, ce l'ho fatta. Beh, non è proprio la fine, vi ricordo che, ehi, è un livello X, quindi devo prendere, no! No, 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 ok, 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 molte di queste pareti sono finte. Ve l'ho già detto che avremo incontrato altre pareti finte come quelle che abbiamo visto due episodi fa, mi sembra. Però sì, non vi ho detto che sarebbero arrivate così presto. C'è qualcosa qua sopra? Sì, c'è un qualcosa qua sopra! Ok, giù, non voglio perdere l'abilità. La combo proprio, eh? Ah, fortunatamente il gioco ferma questi cosi, quindi non preoccupatevi, non vi comberanno all'infinito. Però devo stare attento, vai, ok. Oh, kabocha, ok. La kabocha è un tipo di zucca, vorrei dire, sì, giapponese. A quanto pare molto buona, che non ho mai provato, ma non importa, ok. Ninja, vediamo un po' se riesco a fare salti a parete. Sì, ce la faccio. Allora, in questo scenario forse vi conviene, sì, aspettare in aria. Se avete il 3D attivo forse è leggermente meglio. Ma io non ce l'ho, quindi devo stare attento. Ok, dovrei essere protetto qui. Perfetto. Ninja. Aspettiamo giusto un attimo, perché ora devo correre tipo di tanto. Esatto, per prendere la carne e poi uscire indenne. Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Va tutto quanto bene, spero. Mini boss? Sì, ok. Dovrei essere arrivato al punto del mini boss. Non toccate le pareti. Ok. Vediamo un po' che abilità ci consigli, mio caro Waddle Dee, perché come ho già detto voglio prendere abilità che ci consiglia il gioco. Campana e ghiaccio. Se ho contato bene ci mancano, mi sembra, due boss X, insomma. Quindi proviamo campana. Ok, vi ho già detto che campana non la uso mai e questa abilità è più che altro difensiva, ma fa danno, ok? Questo coso dovrebbe fare danno, vero che fa danno? Non lo dice che fa danno. Nessun problema, userò comunque questa abilità. Magari riuscirò a fare il ding dong dan. Gran ruotaccio di X. Ok, ora mi difendo perché posso difendermi. Parata perfetta. No! Ok, ora non è più perfetta. Fatemi curare con il coso di ghiaccio. Grazie. Gnon! Lanciamo via le campane verso il coso. Vai. Le campane, non ve l'ho mai detto, ma vi consentono di attaccare anche a distanza, soprattutto perché è possibile. Ok, grazie. È possibile farle rimbalzare sui muri. In un'arena molto stretta
potrebbe essere la vostra salvezza usare questa cosa. Ok, ce l'ho fatta. Ma non importa perché abbiamo adesso ottenuto l'abilità ruota, che non serve a niente per questo livello. Fire! Ok. E abbiamo preso tutto, vero? Una vita extra. Se riesco a fare un 1, dovrei farcela, ma non importa. Pietre del sole del mondo 5, 7. Sì, lo so, nel livello non viene specificato che è un livello X, ma questo è un livello X. Non importa, ora andiamo qui e usciamo dal livello. Concentriamoci giusto un po', voglio fare almeno un 1. Focus, salta! Forse questo sarà l'episodio più corto del Let's Play fino adesso, Soprattutto se riesco a fare 1. Cioè no, aspetta, è il contrario, perché così allungo il tempo. No! Non importa, è meglio così. Vi ricordo che io voglio provare a mostrarvi tutti quanti i portachiavi, quindi... Yay! Quindi dovrò farmarle, la gioia. Abbiamo in realtà già superato il livello dove è possibile farmare tantissimi portachiavi. È il livello del mondo 4, il primo livello. Però penso di farmare off camera, magari però dopo il boss finale. Perché sì. Waddle Dee lanciere, che non dà l'abilità lancia, ma non importa. Portachiavi raro, malandrana. Io ho fatto la stoffa dell'eroe. E fino a 2 giorni fa mi ero dimenticato di aver fatto la stoffa dell'eroe. Non è uno scherzo. Sono andato a controllare, ma io ho fatto la stoffa dell'eroe. Sì, l'ho fatto come let's play, aggiungerei. Non ho fatto la stoffa dell'eroe per 3DS, ma non importa, perché è la stessa identica cosa, solo che uno è per 3DS e l'altro no. Se non sbaglio, la differenza finale è che ci sono minigiochi in più in quel gioco. Per questo non l'ho portato, lo dico subito, e non lo porterò se è per questo. Ok, livello 6. Il boss di Eremo Esplosivo. Comunque, ripeto, sembra inutile dire il tema di questo mondo, ma vulcani, vulcani, esplosioni, vulcani, Eremo Esplosivo. Il nome è tutto un programma. Andiamo! Sono stupido! Chiedo scusa! Non importa, va tutto quanto bene. Waddle Dee? Ghiaccio, lottatore, granata. Oh, io mi odio, ma una volta finito questo livello potrò non usare mai più l'abilità granata, perché l'ho usata contro un boss, quindi mi va più che bene la cosa. Andiamo. Ma è un malinteso, Vulcan! Questo mostriciattolo è così caldo che si fa il bagno nella lava bollente. Il suo passatempo preferito? Provocare eruzioni vulcaniche, saltellando qui e là per tutto il paese. Esatto, la gioia! Allora, cerchiamo di stare attenti, mio caro Vulcan. Mangia queste bombe, se è possibile. Attenzione, perché può fare così. E farci perdere l'abilità più volte! Ok, no. Ridammi la mia abilità. Ok, io detesto... Detesto questo mini boss. Non è un mini boss, è un boss vero e proprio. Lo detesto lo stesso, però. Ok? Torna qui. Ok. Perché sto usando l'abilità granata? Ve l'ho già detto. Così non dovrò mai più usarla per tutto quanto il let's play. Queste rocce si possono assorbire, se non sbaglio. Non che ci serva così tanto come cosa, ma si possono assorbire. Sputa pure. Ok. Vai. Esplodi. Ok. Vulcan. Vai lì. Perfetto, sta fermo ed esplodi. Ok, quando fa così parate il colpo e basta. Fidatevi di me, farete molto prima. Perché sto usando granata? Ok, forse l'abilità migliore da usare qui sarebbe lottatore e non ghiaccio, in effetti, ma non importa. Vai, vai, vai. Ok, quando fa così ho paura di quello che può fare, quindi adesso sto fermo. Fai il raggio vulcanico. Ok. Ah, che non è un raggio vulcanico. Comunque quel coso vi può combare all'infinito. Per questo l'invincibilità del... del lottatore o della... Oh, bene. O del ghiaccio. Può essere buona. Granata non ha frame di invincibilità, se non quando si difende, appunto. Mangia questa bomba, mio caro. Ok, fase 2. E come ho già detto, la fase 2 non ha nessuna descrizione extra. Allora, Vulcan, sei pronto? E vorrei dirvi una cosa, tanto per... Intanto questo attacco qui è un riferimento a Kirby 64, ma non importa. Questo coso è un coniglio. Già.
non è uno scherzo, in lore questo coso è un coniglio lavico. Perché è un coniglio? Sembra più una rana, ma è un coniglio! Come fa ad essere un coniglio? Vabbè, non importa. Ok, dovreste aver notato che fa evocare questi cosi qui. Inoltre adesso il suo attacco più potente, che non ha fatto. Ok, oh no, doppia. Come faremo mai adesso a vincere? Ok, dicevo, il suo attacco più forte è questo qui. Volate in aria. Ok, quel coso lì vi può combare. Un po' come il fuoco che provoca per terra, insomma. Quindi occhio. Potete far esplodere le cose in aria, non che vi serva. Ok, quando va qui, fallo, 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 fallo. Brucerà lo schermo, sporcandolo di fuoco. Una volta fatto questo, sarà vulnerabile, quindi occhio. E ce l'abbiamo quasi fatta. Va bene, vieni qua, dai. Sputa qualcosa, sputa qualcosa. Ah-ha! La pianta dei sogni è cresciuta. Ora puoi procedere alla prossima isola fluttuante. L'ultima isola fluttuante. Il mondo 6. Nuvola nobile. E adesso, lo dico ora, ma dovrebbe essere ovvio visto che è ovvia come cosa. Tuttavia, leggete la prima lettera di ogni singolo mondo. F. I. O. R. E. Lo so, Fioren, il problema è che in inglese flower ha 6 lettere, quindi sarebbe flower. In italiano fiore ha 5 lettere, quindi l'ultima lettera non va contata, ok? Però sì, fiore. Perché fiore? Perché lo scopriremo verso la fine del let's play, anche se in effetti io ho già portato questo let's play, quindi la cosa non ha senso. Però noi ci vediamo nella prossima parte di Kirby Triple Deluxe con il livello 1 del mondo 6. Ripeto, l'ultimo mondo del gioco. See you next time, baby!